GF15, grandi attori nel cast della nuova edizione. Il Grande Fratello classico è pronto a tornare dopo anni di assenza, ed intanto emergono delle novità. Il Grande Fratello sta per tornare. È la 15ª edizione per il programma giunto in Italia agli inizi degli anni 2000 e che ha rivoluzionato la televisione italiana. Inoltre, ha lanciato molti personaggi, che ora sono protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo come Luca Argentero, Filippo Biciglia ed il compianto Pietro Taricone, ma anche nel giornalismo come Eleonora Daniele, che è la regina del mattino di Rai 1 con il programma Storie Italiane. Negli anni 2010, però, il reality della casa più spiata d'Italia ha avuto una progressiva diminuzione degli ascolti e, quindi, si è deciso, dopo l'edizione del 2015 vinta da Federica Lepanto, di sospendere la sua messa in onda per 2 anni e sostituirlo con la versione VIP del programma, che ha permesso al format di attirare nuovamente milioni di telespettatori. In particolare la seconda edizione, andata in onda da settembre a dicembre 2017, ha avuto punte del 30% di share ed attirato più di 6 milioni di telespettatori a puntata. Il vincitore è stato in tale occasione Daniele Bossari, attualmente opinionista dell'Isola dei Famosi 2018. Quali saranno le novità del prossimo Grande Fratello classico? Ma soprattutto, chi sarà il conduttore o la conduttrice? Ed il nome degli opinionisti? Andiamolo a scoprire leggendo questo articolo. Grande Fratello 15, grandi attori nel cast degli opinionisti. Riguardo la prossima edizione del Grande Fratello, che dovrebbe andare in onda a partire dal mese di aprile 2018, poco dopo il termine dell'Isola dei Famosi, è ancora sconosciuto il nome del conduttore. Quasi sicuramente, non ci sarà Alessia Marcuzzi, in quanto impegnata già con l'Isola dei Famosi e, forse, in un possibile festival bar, che andrà in onda a partire da questa estate su Canale 5, che dovrebbe presentare assieme a Daniele Bossari, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP. I nomi più papabili sono quelli di Barbara Palombelli, Nadia Tofebele e Rodriguez, pertanto, Novella 2000 e Ettari citato i nomi dei possibili opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello. Trattasi in primis di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione della reality andata in onda nel 2000. Il secondo nome è invece quello di Luca Argentero, attore italiano famosissimo e lanciato proprio dalle reality di Canale 5. Luca fece parte del cast dei concorrenti della terza edizione. Saranno veramente loro gli opinionisti del prossimo GFNIP? Al momento, si tratta solo di indiscrezioni, in attesa di certezze future.